Buongiorno agli amici di QDS.it, il sito internet del quotidiano di Sicilia, e si parla oggi di lavoro, di recovery fund, di futuro di quello che sarà la Sicilia, e lo facciamo con il senatore del Movimento 5 Stelle, Steni Di Piazza. Grazie senatore. Grazie a lei, buongiorno. Allora, adesso che la pandemia, almeno dal punto di vista sanitario, vediamo che sta un pochettino allentando la morsa, adesso quello che più urge sia alla Sicilia ma a tutta Italia è appunto un piano economico ben stabilito. Si parla appunto di PNR, di recovery fund, insomma il Sud che cosa si deve aspettare da tutto ciò? Allora, il Sud si dovrebbe aspettare molto, perché comunque sappiamo che le condizioni per le quali noi come Italia avremo questi famosi 209 miliardi, che poi arriveranno a 230 con tutta una serie di altre cose, le condizioni sono quelle di fondamentalmente crescere nei tre aspetti: quello di dare maggiore lavoro alle donne, quello di dare maggiore lavoro ai giovani e quello di creare le condizioni perché il Sud sia tra virgolette meno Sud, cioè quello di creare un sistema di inclusione sempre maggiore in termini di lavoro, di infrastrutture tra Sud e Nord. Per questo motivo comunque sono previste tutta una serie di interventi per cui almeno il 40% del PNR deve servire per appunto migliorare le condizioni appunto del Sud. Ora la problematica importante è quella di capire comunque come dovrebbe essere investito, come si deve investire al Sud, perché è il tipo di qualità che viene utilizzata, e su questo stiamo lavorando anche in Parlamento per cercare di creare le migliori condizioni in tal senso. Se lei potesse decidere in prima persona, quale sarebbe la priorità assoluta per quanto riguarda la Sicilia, appunto da un punto di vista economico? Allora, la priorità assoluta sarebbe infrastrutture, e quindi intervenire sui collegamenti. Quindi strade, autostrade e fondamentalmente strade ferrate. Ma questo già c'è un grosso, diciamo, almeno quando c'è stato il ripartitaglia di Conte, comunque già c'è. Sì, il problema è quello che una cosa sono le cose scritte e una cosa sono le cose fatte. Esatto. E quindi dobbiamo cominciare a aprire i cantieri e dobbiamo cominciare realmente a realizzare. Tra l'altro il vostro sottosegretario, appunto Giancarlo Cancellieri, sì, appunto è del Movimento 5 Stelle, quindi comunque siete in casa. Sì, sì. Peraltro lui, come sappiamo, come si è detto in questi ultimi giorni, spinge anche per il ponte sullo stretto, esatto, che è sicuramente una struttura importante, grande, importante, ma io ripeto, e l'ho detto, ma l'ha detto anche il Presidente Conte, potrebbe essere fatto sempre che appunto prima si creano le condizioni perché si possa avere una qualità migliore di vita per la Sicilia e per la Calabria. Cioè il ponte va bene al momento in cui però appunto si fanno le strade ferrate, si fa la TAV, si fanno le strade, perché se no diventerebbe una strada, una cattedrale nel deserto, inutile poi ai fini del benessere dei cittadini e siciliani e calabresi. Appunto ha citato il ponte sullo stretto, che insomma è un argomento di grandissima attualità. Lei cosa risponde ai vostri detrattori che dicevano ma prima non eravate d'accordo e adesso invece siete d'accordo, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, a fare quest'opera? Io rispondo semplicemente che oltre che qualcuno ha detto che solamente gli stupidi non cambia idea, ma all'infuori di questo, nel frattempo è successo un fatto unico avvenuto nella storia d'Italia, cioè la pandemia. Non dobbiamo dimenticare che la pandemia ci porta per forza di cose a dover rivedere totalmente tutto il modo di pensare per appunto fare. Questo è l'aspetto fondamentale che ci porta a dover pensare a una ricostruzione del sistema Italia, quindi, perché è chiaro che è come se fosse un dopoguerra, tant'è vero, si parla del recovery con un nuovo piano Marshall. Però per fare questo è anche importante che si abbia anche una nuova visione di welfare state, anzi non chiamiamolo più welfare state, ma chiamiamolo welfare society, cioè un nuovo modo di pensare al welfare, per cui non è più al centro, il famoso capitale, come in questi ultimi anni ci hanno detto e ci hanno insegnato, no? La cultura della massimizzazione del profitto, secondo la quale tu più produci e più ricchezza dai,
abbiamo visto che non è così e l'abbiamo visto perché possono capitare fatti come appunto la pandemia, e allora dobbiamo focalizzare non più il capitale ma la persona, quindi un welfare in cui al centro ci sta la persona. Se lei dovesse scommettere sul ponte, secondo lei è una cosa fattibile oppure insomma ormai rimarrà sempre una leggenda, diciamo, metropolitana? Secondo me è una cosa fattibile questa volta, cioè la vede più probabile. Ecco. Assolutamente sì, per tutta una serie di ragioni, anche in questi ultimi giorni abbiamo visto tutti e comunque sono certo. Uscito più volte, diciamo pubblicamente. Assolutamente sì, anche perché è uno spazio importante, perché il Movimento 5 Stelle oggi si sta qualificando per appunto avere una visione di intervento a favore delle, diciamo, delle povertà, cioè intervenire appunto, ripeto, mettendo al centro la persona, ma pensando fondamentalmente a far sì che il più possibile le varie povertà possano diminuire. Io per varie povertà devo dire non solo chi è ha una difficoltà ad avere redditi, no? Cioè, ma la povertà significa tutto ciò che ha a che vedere appunto con la persona, il lavoro a tempo determinato, le persone diversamente abili, sono tutta una serie di povertà che in questi ultimi anni forse sono state un pochettino trascurate, sempre per quella logica che dicevamo prima, no? La massimizzazione del profitto, e quindi aiutiamo i grandi, sacrificando i piccoli. Povertà è anche quella di mettere in condizioni le piccole imprese, le piccolissime imprese, per esempio sotto i 10 dipendenti, di essere aiutate con forme di interventi di capitalizzazione per poter essere competitive nel mercato, sia interno che esterno. Insisto con il ponte di Messina semplicemente per il fatto che è un vecchio cavallo di battaglia del nostro quotidiano. E molto spesso si dice sì, ma prima del ponte si dovrebbe pensare ad altre cose, alle strade, eccetera, eccetera. Secondo lei è un modo di pensare un pochettino passato? Oppure no, oggi parlare del ponte diventa una novità importante. Lo sa perché? Perché il ponte... le risorse per fare il ponte non possono essere prese dal PNRR. Esatto. Quindi, a maggior ragione, allora noi utilizziamo le risorse del PNRR per migliorare tutte le infrastrutture e le strutture per la Sicilia e per la Calabria, quindi per il sud. Quindi utilizziamo le risorse in modo propedeutico affinché possiamo fare il ponte. Per quanto riguarda le risorse del ponte, è chiaro che, vabbè, da un lato si possono utilizzare tutta una serie di forme di investimenti, diciamo ovviamente pluriennali, derivanti comunque dai bilanci pluriennali che fa lo Stato per le infrastrutture, e dall'altro comunque si può anche creare un sistema di intervento che coniugi esigenze pubbliche e private, in cui comunque ovviamente anche il privato entra in questa scommessa. Sappiamo che gli americani 70 anni fa volevano fare il ponte, che dicendo agli italiani ci ha lasciatelo per 50 anni e per 50 anni noi ci prendiamo gli introiti, diciamo, del peraggio e poi rimane a voi. Se avessimo detto sì, allora probabilmente oggi avremmo il ponte completo nostro, peraltro. Gli americani sono abbastanza fissati coi ponti. Senta, abbandoniamo il ponte di Messina e parliamo appunto del terzo settore, il terzo settore in Sicilia, più che diciamo cosa ci aspetta, ecco, dopo questa pandemia. Allora, il terzo settore oggi ha dimostrato, anche a seguito della pandemia a livello nazionale, ovviamente, ha dimostrato che è un soggetto protagonista del cambiamento e anche, diciamo, del sistema welfare, del nuovo welfare di cui abbiamo parlato. Perché? Perché è un mondo composto da associazioni di volontariato, ma anche di imprese sociali, di un mondo di tante piccole imprese, che ha dato un contributo determinante per la cura della persona e per risolvere le problematiche in questa situazione drammatica in cui abbiamo vissuto. Allora abbiamo capito, io lo dico da tantissimi anni, lo si sa perché ho la mia storia, insomma, che tutti conoscono fondamentalmente, diciamo, a Palermo, ma oggi il terzo settore non deve essere più emergenziale, ma strutturale. Quindi bisogna lavorare perché si strutturi al meglio il terzo settore come terzo pilastro rispetto a quei famosi due di cui parlavamo, Stato e mercato. Un terzo pilastro che sta al centro tra Stato e mercato e crea le condizioni perché si possa dare lavoro, intervenire al sud per migliorare le condizioni di vita, ma fondamentalmente per far sì che la qualità della vita migliori. E quindi per fare questo è importante che comunque ci si metta assieme
diciamo, tra imprese, Stato, ma intendo dire anche mondo della finanza, per creare le condizioni, chiamiamoli, di moltiplicatori che moltiplicano e premino anche le virtù. Ecco perché io, che comunque per la mia professionalità precedente, ma anche per dove sono attualmente componente della Commissione Finanza, penso molto a tutto ciò che ha a che vedere con la finanza d'impatto, cioè creare le condizioni affinché la finanza aiuti per moltiplicare appunto le virtù delle imprese che fanno sociale e che pensano veramente alle persone. Per questo motivo ho presentato proprio 3 settimane fa una mozione al Senato, a mia prima firma, in cui chiedo al governo di impegnarsi per mettere social bond assieme ai green bond. Cosa sono i social bond? Semplicemente le bot BTP che però vengono utilizzati per investire la finanza richiesta, il debito, diciamo il debito buono, per investirle per opere, infrastrutture e imprese però che sono impegnate nel sociale, nell'inclusione sociale. Peraltro è un modo per stimolare la gente, i cittadini italiani che hanno risparmio, e sappiamo che il risparmio in Italia è una delle risorse, delle prime risorse, ed è uno dei paesi più importanti a livello mondiale per il risparmio, stimolare il risparmiatore a poterlo utilizzare al meglio per il bene comune. Guardi, faccio un'ultima domanda, insomma, visto che comunque è un esperto ovviamente anche per il suo background, insomma, per il suo passato. Insomma, una domanda abbastanza semplice ma diciamo complicata allo stesso momento. Insomma, secondo lei dopo questa pandemia cosa sarà il futuro del lavoro in Sicilia con la disoccupazione? Insomma, come vede? Perché molti dicono che la vera emergenza economica inizia ora, cioè dopo che comunque la parte sanitaria, diciamo, si è risolta, anche se come sappiamo non si è risolta completamente, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Insomma, come vede tutto questo? Allora, ora gli interventi si devono dividere in due parti fondamentalmente. Da una parte bisogna aiutare il più possibile le imprese, fondamentalmente le piccole imprese, che sono il tessuto, sono, diciamo, lo zoccolo duro fondamentale, importante, il pilastro più importante che esiste in Italia e ancora di più a sud, le piccole imprese, attraverso forme di aiutare per una maggiore patrimonializzazione, cioè metterle in condizioni di essere competitivi in questo momento e quindi di poter utilizzare tutti questi miliardi, diciamo, che arrivano dall'Unione Europea, ma essere protagonisti nell'utilizzo di ciò, quindi non andare a traino e non avere, diciamo, forme di sussidio, pur essere costrette a organizzarsi e essere inglobate nei grandi, ma rimanere protagonisti. Dall'altro lato parlo sempre della persona, quindi creare le condizioni perché il lavoratore, la persona comunque che lavora, sia anche protagonista del proprio lavoro e quindi cominciare a pensare, ecco qua il nuovo welfare state, a processi, chiamiamoli, di capacitazione, che vuol dire mettere al centro la persona, nel senso che possa avere la capacità di agire per realizzarsi all'interno della propria attività lavorativa. E questo è un compito che spetta alla società civile, portare avanti questo processo nuovo per cui si pensa non tanto ai calcoli, chiamiamoli numerici, che è quella della massimizzazione del profitto, ma invece del benessere del cittadino, e quindi il lavoratore è realizzato all'interno dell'attività lavorativa. E quanto è difficile da realizzare tutto ciò? Allora, un'operazione è difficile da realizzare quando non c'è cultura in tal senso. Io oggi vedo che in questi ultimi mesi si parla tantissimo di questo modello di trasformazione anche culturale, ma lo vediamo anche da parte di Draghi, no? Che è stato considerato da tutti, il Presidente del Consiglio, come l'uomo della vecchia finanza, ma oggi negli interventi che fa parla sempre di inclusione sociale e parla sempre di nuovo modello di welfare. Allora dobbiamo a poco entrare anche in questa logica di trasformare il vecchio modello di welfare state, che era quello della redistribuzione, comunque sempre importante, ma ripeto, in society welfare, cioè la possibilità di creare sistemi di comunità, diciamo, in cui, quindi di imprese di comunità, e su questo c'è un progetto di legge da me presentato e che a breve sarà discusso anche in Parlamento, che prevede la possibilità della realizzazione all'interno di comunità di localismo, perché si possa utilizzare al meglio il sistema della globalizzazione, però rapportata a livello locale. Ringraziamo il senatore Stelle di Piazza e a presto.
speriamo che tutto andrà bene di meglio. Grazie.